Una buona serata, un buon mercoledì sera, ben ritrovati con Offside, l'appuntamento di TVC interamente dedicato al girone F di Serie D. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa sulle nostre piattaforme social. Un mercoledì che arriva dopo una domenica che ha riaperto totalmente il girone F di Serie D in vetta. Perché adesso l'Aquila, che insegue il Campobasso, si trova solo a due lunghezze di distanza e domenica prossima, con sfide importantissime, magari l'Aquila potrebbe anche effettuare il sorpasso. Perché il Campobasso va in casa del Chieti, allo stadio Angelini, mentre l'Aquila è di scena a Termoli. E dunque capiremo anche se l'Aquila avrà le forze per effettuare questo sorpasso e regalarci, per gli abruzzesi intendo ovviamente, la seconda promozione consecutiva in 2 anni dopo quella dello scorso anno del Pineto. Parleremo di tante cose, di tanti argomenti, anche di come si sta facendo l'evoluzione nella parte bassa del girone con questa corsa alla salvezza che diventa interessantissima. Ne parleremo con i nostri ospiti studio. Che vado a salutare subito, Roberto Ferri, difensore del Notaresco. Ciao Roberto e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Poi vado in piattaforma dove trovo con piacere, l'ho corteggiato per tante settimane, alla fine ce l'abbiamo fatta, anche per complimentarci con lui per la salvezza e questo primo anno di Serie D dell'Atletico Ascoli, l'allenatore Simone Seccardini. Buonasera, mister. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, Stefano. E poi ritrovo con piacere un amico di questa trasmissione, Daniel Margherita. Ciao Daniel. Ah, ciao, buonasera a tutti. Con te parleremo anche della promozione del Teramo Calcio, ovviamente. Tu sei un amico del Teramo Calcio, ex calciatore della squadra biancorossa, e dunque con te parleremo anche di quello che potrebbe essere il futuro del Diavolo nel prossimo campionato di Serie D. Ma come di consueto partiamo subito con la scheda realizzata da per noi, da Jacopo Forcella, che ci fa il recap dell'ultima giornata di campionato. 2 punti. Quelli che adesso separano la prima dalla seconda nel girone F di Serie D. Perché domenica la sorpresa vera è arrivata da Campobasso, dove la capolista davanti al proprio pubblico si ferma 1-1 con il Notaresco e permette all'Aquila di accorciare la distanza. Perché contestualmente la formazione di Roberto Cappellacci, seppur soffrendo, piega la resistenza di un Riccione positivo e che per qualche minuto spaventa il Gran Sasso d'Italia. Un pomeriggio sul filo, quello vissuto 3 giorni fa, con l'Aquila subito avanti con Banegas che si porta a meno 2 e così va a riposo perché in Molise il Notaresco impone lo 0-0 al 45esimo alla squadra di Rosario Pergolizzi. Poi all'inizio secondo tempo cambia tutto, Chicou in Abruzzo pareggia per il Riccione e quasi come se le due gare fossero collegate da un filo invisibile, Maldonado manda avanti il Campobasso. A questo punto la forbice si allarga a più 6, sembra quasi finita, basterebbe una rete ancora del Riccione per far festeggiare i Lupi con 2 giornate di anticipo, ma ecco il nuovo clamoroso ribaltone. Di Santo riporta avanti l'Aquila in un Gran Sasso d'Italia che esplode doppiamente perché nel frattempo arriva la notizia del pari di Forcini in Molise da meno 6 di nuovo a meno 2 con 25 minuti ancora da giocare e nei quali però non succede più nulla e così si va alla penultima di campionato con l'Aquila che sarà di scena a Termoli e il Campobasso a Chieti, una molisana sulla strada di un abruzzese e viceversa, il tutto per una domenica emozionante. Nelle altre due gare, tutte nel Lazio, l'Avezzano prova a blindare la qualificazione ai playoff battendo a domicilio il Tivoli. Ortolini prima, Berna poi per il doppio squillo marsicano. La formazione di Pagliarini sembra poter portare a casa il risultato con relativa facilità, ma non ha fatto i conti né col Tivoli né con qualche distrazione di troppo. I laziali accorciano dagli 11 metri e serve un cultraro sugli scudi per portare a casa 3 punti d'oro, specie perché in ottica playoff la Vigor Senigallia si ferma col Vasto Girardi. Brutta partita invece quella del Chieti a Monterotondo, neroverdi che approcciano malissimo la gara e dopo nemmeno un quarto d'ora sono doppiamente sotto per effetto delle reti di Malvestuto prima e Milani poi. Il tris di Napoleoni e il gol della bandiera di Mercuri non cambiano i destini di un pomeriggio del quale Luiso si prenderà poi tutte le responsabilità. Dopo una striscia consistente di ottimi risultati, il 3-1 fa perdere un po' di abbrivio playoff ad un Chieti che domenica potrà rilanciarle e dare una mano in diretta all'Aquila ospitando la prima della classe per un turno, il numero 33, il penultimo, assolutamente da vivere tutto d'un fiato.
Eccoci qui, torniamo in onda. Vado in piattaforma dal mister Simone Seccardini. Mister, voi con la vittoria, e che vittoria, sui rivali della San Benedettese avete brindato alla salvezza. Si aspettava però in generale un campionato così avvincente fino alla fine della stagione regolare, sia in vetta che soprattutto sotto? Sì, diciamo che quando sono subentrato io al 1° di novembre, poi abbiamo giocato subito il 2-0, la mia prima partita, ho avuto la percezione che tutte le squadre fossero attrezzate per poter battagliare ogni domenica. Poi man mano, strada facendo, affrontandole, mi sono reso conto che in tutti i campi, sia in vetta che nei bassi fondi della classifica, diciamo questo divario non venisse fuori, e diciamo che invece emergevano le qualità dei singoli, del collettivo, nelle capacità di tutti i miei colleghi di poter rendere avvincente questo campionato che credo, a detta di tutti, io è il primo anno che lo faccio, è il più avvincente dei 9 gironi di Serie D. Quindi sì, me l'aspettavo e poi l'ho toccato con mano, e all'inizio, quando poi sono subentrato, i punti erano solo 7 e immaginare di arrivare a 44 mi sembrava una scalata a dir poco impossibile. Poi piano piano il lavoro, il sacrificio, le idee, l'abnegazione, la disponibilità da parte di tutti hanno fatto sì che tutto ciò che pensavamo poi si trasformasse in una solida realtà. Tra poco parleremo anche del cammino dell'Atletico Ascoli e di come si è arrivati a questa salvezza. Roberto, un campionato che adesso si riapre anche perché voi, domenica scorsa, avete pareggiato a Campobasso con un gol sul finale, poi avete rischiato anche di vincerla. Abbiamo parlato anche prima della trasmissione, microfoni spenti, di un ambiente incredibile, quello che di un'aria che si respira a Campobasso. Ecco, però voi questa stagione avete fatto vedere contro le grandi, avete una marcia in più. Siete un po' rammaricati invece per quello che avete perso contro le piccole, magari anche voi adesso eravate lì sopra a giocarvi un piazzamento nei playoff. Sì, assolutamente. Abbiamo perso molti, forse troppi punti con le piccole. Con le grandi diciamo che riusciamo più facilmente a fare qualche risultato positivo. E la cornice di pubblico del Campobasso è spettacolare, come d'altronde altre piazze. E come dicevi prima, è un campionato molto avvincente e ci sono società molto attrezzate che hanno contribuito a questo spettacolo fino alla fine. Noi, una squadra che puntava dall'inizio a salvarsi, però una volta che ti trovi lì per fare i playoff, ci credi e certo c'è molto rammarico da parte di tutti. Ecco, secondo te, adesso dall'esterno è affrontato sia l'Aquila che Campobasso. Secondo te, adesso chi ha più paura a questo punto, tra 2 giornate dalla fine, chi ha più paura secondo te adesso? Ma Una squadra che ci crede ma che sta rimontando, o una squadra che è lì, che assapora con mano la vittoria del campionato ma che viene da risultati un po' negativi? guarda, sicuramente più paura secondo me è il Campobasso, perché si trova 2 punti di vantaggio, perché l'Aquila ha entusiasmo e ci crederà fino alla fine. Però diciamo che è stata sempre, diciamo, in vantaggio rispetto sia alla San Benedettese che all'Aquila, che sul finale adesso sta facendo molto bene. Daniel, ci siamo visti tempo fa e sembrava che il Campobasso dovesse giocarsela, non diciamo fino alla fine, ma contro la San Benedettese, che poi da sola si è stromessa da questo campionato, cambiando anche allenatori. Adesso è stato esonerato di nuovo anche Mister Lauro per la seconda volta. Ecco, l'Aquila, secondo te, ad oggi, quante percentuali ha di vincere e di poter sorpassare il Campobasso? L'Aquila purtroppo deve sempre guardare un'altra squadra, ovvero il Campobasso, quindi le percentuali sono, per come vedo io il calcio, sono poche, perché il Campobasso, se fa quello che ha fatto tutto l'anno con la determinazione, la voglia, e comunque ti stai giocando un campionato di Serie D, puoi salire in Lega Pro, in Serie C, e quindi la voglia ai giocatori gli viene da sola, quindi
La paura, come diceva il tuo ospite, non esiste perché a questo punto è solo la voglia che ti può spingere, la voglia di arrivare a un grande traguardo. Sì, le pressioni ci sono a Campobasso, all'Aquila o a San Benedetto, come ci sono ora a Matese e a Basso Girardi, secondo me. Quindi quello che ti spinge è solamente le sensazioni e la voglia di arrivare al traguardo. Sono sempre in piattaforma adesso, però stavolta mi sposto dal mister che ha incontrato ovviamente la San Benedettese per ultima domenica scorsa, ma ha incontrato sia l'Aquila e in casa e lo avete fermato se non erro 1-1, poi avete giocato col Campobasso. Ecco, di queste tre squadre, mister, io ci metto ancora la San Benedettese per fare anche un raffronto più ampio su una squadra che aveva tutte le carte in regola per vincere questo campionato. Si è delineato, si sta delineando verso questo finale quelle che sono i valori, o secondo te qualcosa di diverso magari si aspettava questo campionato? Guarda, io faccio una piccola premessa. All'andata non ho affrontato il Campobasso e finì 2-2 al Don Mauro Bartolini. L'ho affrontato invece dal vivo a Campobasso e abbiamo pareggiato 1-1 e mi è sembrato che in quel momento era anche primo in classifica il Campobasso. Le percezioni dal campo erano quelle di avere una squadra attrezzata per la vittoria del campionato nella globalità della formazione di come rosa, nella completezza, sia come individuo che come collettivo, che come cornice di pubblico, e quindi credo che in quel momento, ma anche ad oggi, se la classifica dice che il Campobasso ha più 2, penso che sia la squadra più attrezzata per la vittoria del campionato. Per quanto riguarda l'Aquila, non l'ho affrontata all'andata perché non c'ero e finì in pareggio, l'ho affrontata invece in casa, sempre al Don Mauro Bartolini, e al 94esimo riuscimmo a vincere noi 2-1, e la percezione era quella che il mister Cappellacci aveva fatto un ottimo lavoro, perché anche lì, infarcita di individualità di alto livello e un collettivo che suonava uno spartito ormai a memoria corale, ha fatto sì che oggi l'Aquila sogni e spera comunque sia in un inciampo del Campobasso e comunque sia dimostrato di essere lì e tutto il suo valore. Per quanto riguarda la terza forza di questo campionato, che per larghi tratti a girone d'andata era la prima, la San Benedettese, l'ho affrontata a Riviera delle Palme e finì 2-2, e la percezione era di una squadra forte che negli ultimi minuti finali si è fatta un po' sorprendere dal nostro rush finale, e mentre invece quella che ho affrontato domenica scorsa era una squadra forse un po' svuotata dal fatto che aveva perso gli stimoli e comunque sia anche i sogni di gloria per poter vincere il campionato, visto che veniva anche dallo scontro diretto perso in casa con il Campobasso. Penso che il sunto del mio vissuto sul campo e dei vari studi a video di questo percorso in questo campionato si possa racchiudere così. Perfetto, andiamo un attimo all'Aquila a sentire le impressioni post gara, anche un po' più ampie rispetto alla sola partita di domenica contro il Riccione. Ci ascoltiamo il centrocampista Di Santo e l'attaccante Banegas. È un gol molto importante che rappresenta un cammino di crescita di tutta la squadra. Ho visto da destra Banegas che ha alzato la testa e ho chiamato la palla sul secondo palo. Di prima intenzione volevo calciare di sinistro, ma me la sono sterzata sul destro. Ho visto uno spiraglio e ho calciato. È stata un'emozione unica. Soprattutto perché è molto importante in un risultato molto teso è stata un'emozione molto importante per me perché rappresenta un percorso molto difficile inizialmente in questa società, in cui poi continuando a dare sempre il massimo dagli allenamenti alle partite ho trovato della continuità e sono molto soddisfatto di questo percorso. Stai un po' siglando la rivincita rispetto al campionato dello scorso anno, una rimonta al contrario. L'anno scorso venivano da dietro, quest'anno vieni da dietro. Beh, l'anno scorso mi è capitato il contrario, però
sapendo come si sente stare lì, non è bellissimo sapere che la squadra che viene dietro continua a vincere e ci spera comunque che tu perdi qualche punto, quindi penso che ovviamente noi ce la giocheremo fino alla fine. Il Campobasso comunque sta facendo un ottimo campionato e lo stiamo facendo anche noi, quindi noi andiamo a Termoli a pensare ai tre punti, quello che riusciamo a fare noi e vincere quella partita, poi quello che succede a Chieti lo vedremo dopo le 5. Eccoci qui, rientriamo. Daniel Margarita, Banegas sempre più trascinatore di quest'Aquila, è una certezza. Lui lo scorso anno ha vissuto al contrario, quello che sta vivendo adesso da secondo in classifica. Lui era calciatore della Cavese. Ecco, in queste situazioni, proprio da calciatore, sia da un lato che dall'altro, che cosa si pensa anche durante la settimana, anche durante le ore che precedono la gara? Ecco, sicuramente c'è tanto pathos, tanta emozione, anche tanta paura. Sì, paura, ma è tutta adrenalina, il calciatore vive tutto, vive gli istanti prima, quelli dopo, durante, dipende tutto da come il mister, la dirigenza, la piazza stessa fa stare il calciatore, tra virgolette. Più li si lascia tranquilli per me e più loro danno il massimo. Dopo è logico che vai all'Aquila, ci stanno 4.000 persone, a Campobasso 6.000, a San Benedetto ce n'erano 10.000 la scorsa settimana. Solo questi numeri ti dovrebbero far correre per 90 minuti, quindi sicuramente ho detto tutto. Quindi non ci sono tante scuse, ecco. Sono partite che si preparano da solo, di solito si dice. Sì, sono partite che si preparano da sole, non servono altri stimoli. Il calciatore sa benissimo quello che si gioca, quindi fa parte tutto del gioco, dalla paura alla felicità, è tutto in quei 90 minuti. Roberto, tu sei giovane, non più giovanissimo per quanto riguarda la sfera che riguarda gli under, però sei molto giovane, però una domanda te la voglio fare. Ecco, l'esempio di Banegas, che lo scorso anno con la Cavese era prima, poi alla fine è stato ripreso, ha perso lo scontro diretto e ha fatto secondo. Quest'anno è lì, secondo, può riprendere l'Aquila. Che cosa passa nella testa di un calciatore quando in due anni dice, ma quando arrivo? Beh, secondo me lui ha una voglia di, diciamo, trascinare la sua squadra, anche perché è uno degli elementi, diciamo, più forti dell'Aquila, che grazie ai suoi gol la sta trascinando e sicuramente si porterà dietro e farà crescere molti ragazzi, diciamo, dopo quest'annata. Ecco, però arriva un po' anche la voglia di dire sì, ma quest'anno, l'anno scorso non l'ho vinto e mi è andata male, quest'anno arrivo lì e non la saporo. Ecco, anche un po' di... c'è questa, che dici? O secondo te no, un giocatore sta lì, testa dritta, gioca, no, sicuramente, magari ci penserà poi a bocce ferme? Guarda, secondo me ci penserà più a bocce ferme, come hai detto tu, perché per il momento lui darà il massimo e farà il meglio, appunto per pensarci positivamente più in là. Poi farà il massimo e dopo di quello non si può fare nient'altro e potrà solo pensarci e riflettere su quello accaduto quest'anno. Vado dal mister, torno, perché abbiamo ascoltato anche invece un giovanissimo, un under di Santo, che è uno dei prospetti più interessanti che ci sono all'interno dell'Aquila Calcio, così come Giulio Dori, già attenzionato da alcune squadre. Anche l'Atletico Ascoli è imbottita di giovani interessanti, il mister ha lavorato bene con i giovani. In questa trasmissione spesso ne abbiamo parlato di giovani, analizzando anche i loro cammini. Secondo lei, le chiedo, questa regola degli under conferma l'importanza del campionato sia per loro sia per il campionato, o bisogna cambiare qualcosa come si sta pensando di fare? Ma io vengo da un percorso di settore giovanile sia nei dilettanti, 9 anni nel Piazza Immacolata e 10 anni nell'Ascoli Calcio da professionista, quindi per me è un piacere e un dovere lavorare con i giovani. Ho trovato in questa categoria, sia nella mia squadra che negli avversari che ho studiato a video, ho avuto il piacere di vedere in campo, grande professionalità, grande abnegazione, grande mentalità, grande voglia, quindi il percorso per questi ragazzi è sicuramente sul campo, cioè a farli giocare. Poi se la formula giusta è quella di mettere un obbligo
di 4, 3, 2 o più di 4, non lo so, sinceramente io credo che chi è bravo deve giocare a prescindere dalla carta d'identità. Sicuramente sento spesso la parola coraggio, io non penso che ci voglia coraggio per far giocare questi ragazzi, ci vuole soltanto, secondo me, una proiezione futura, un progetto serio e costante nel poterli accompagnare nel periodo di crescita, perché secondo me l'apprendimento passa per gli errori e quindi più sbagliano più imparano, ma se poi non giocano alla prima difficoltà li tiriamo fuori, alla fine poi con l'esperienza non la acquisteranno mai, quindi credo che sia giusto dargli spago e dargli il giusto merito quando poi hanno le qualità per poter scendere in campo, a prescindere poi dall'obbligo, ecco, io non credo poi nella parola obbligo, ecco, tutto qua. Magari adesso però, lei parlava di coraggio, ma adesso è un coraggio un po' condizionato, visto che comunque ci sono anche le regole di 4, poi il prossimo anno ne saranno 3. Secondo lei se magari un giorno la regola degli under non ci sarà più, magari questo coraggio potrebbe venir meno da parte delle società, ma o degli allenatori? Io penso di no, perché ho riscontrato comunque sia tante squadre infarcite di giovani, cioè, faccio un esempio, nella mia squadra ci sono ragazzi 2002-2000 che magari soltanto l'anno scorso, due anni fa o sei mesi fa erano under e giocano invece da over, e ho dei ragazzi che hanno fatto un percorso in settori giovanili professionistici che sono under, che in realtà secondo me hanno esperienza da over. Poi è normale che le grandi squadre devono essere diciamo circondate da giocatori che hanno vissuto un'esperienza tale da poter giocare in determinati palcoscenici, reggere determinate pressioni, perché poi magari quando si gioca per vincere il vissuto conta. Però io penso che al di là dell'obbligo tutte le squadre adesso stanno comunque sia cercando di ringiovanire il contesto squadra, perché comunque sia in un campionato difficile come questo qui della Serie D, alla fine sono tante partite, tutte livellate, alla fine un po' di spregiudicatezza, un po' di energia, un po' di folklore da parte dei giovani è necessario, secondo me. Il vissuto conta, mister, ma ovviamente anche i settori giovanili contano. Lei è l'emblema dell'esperienza nei settori giovanili, ovviamente in Serie D, in qualche società, anche quelle di maggior grido, di rango, a volte questa sfera che sembra che è importantissima, a volte manca. E quindi è difficile poi ogni anno cambiare, attingere, perché bisogna andare per forza nei campionati professionistici, cioè a quel punto stai valorizzando un giocatore non tuo. Sì, ma io faccio sempre questo esempio, a volte la Serie B prepara giocatori per la Serie D e in automatico la Serie D prepara giocatori per l'eccellenza se ci riesce, o comunque sia sempre per la promozione, purtroppo è fisiologico, a meno che poi esce fuori un ragazzetto che riesce a far bene magari anche da autodidatta in un campionato come l'eccellenza e la promozione e salta agli occhi di qualche squadra di Primavera 1 o di prima fascia di una società di Serie A. Questo purtroppo non è tanto condizionato da chi investe nelle società dilettantistiche nei settori giovanili, ma anche dal bacino d'utenza dove si attinge. Faccio l'esempio, nell'Atletico Ascoli abbiamo ragazzetti di qualità, ma non sono pronti per poter fare il salto di categoria perché non hanno un vissuto di partite reali, cioè noi facciamo partite interne nella regione Marche che non permettono ai ragazzi di poter acquistare un vissuto importante per poi giocare la domenica, e di contro abbiamo comunque sia il fatto che anche l'Ascoli Calcio come bacino d'utenza la fa da padrone. Stessa cosa penso che in Abruzzo ci sia il Pescara, cosa magari più facile per una città come l'Aquila che riesce a fare un settore giovanile di buon livello. Credo che comunque sia il trucco sia soltanto a livello proprio demografico. Certo, poi nella seconda parte, siccome sono curioso di sapere anche, visto che lei arriva dal settore giovanile anche di scuole calcio, di club professionisti, sono curioso di capire un po' le tecniche di allenamento, soprattutto per quanto riguarda questi ragazzi, ma ne parleremo nella seconda parte. Intanto sempre in piattaforma da Daniel, per chiedergli di questo Avezzano, che
Con il cambio della guida tecnica sembrava aver fatto un buco nell'acqua alla prima, e invece va a Tivoli, vince, i risultati le danno una mano, e adesso è lì lì anche per superare la Sambenettese in caso di qualche passo falso qui alla fine. Sì, effettivamente, io sono contento per Mirko, ho giocato insieme a Lanciano con lui, quindi mi sono rivisto l'anno scorso a Terni, perché lui allenava a Sì. Mesana nel settore giovanile della Ternana, e sono contento per lui, ma non conosco le sue qualità da allenatore, diciamo, so quelle umane, so quello di spogliatoio da calciatore. L'Avezzano per me è una squadra forte, forte, costruita bene, che ambiva sicuramente a stare lassù, non dico a vincere il campionato, però per me la squadra rispecchia la classifica che ha ora. Te lo faccio rivedere, Daniel, Mirko Pagliarini Sì. nell'intervista, eccolo qui. Primo giorno che sono arrivato a Avezzano, ho detto quello che è stato prima, chi giocava di più, giocava di meno, o tutte quello che è stato non mi interessava, si ripartiva da zero, non regalavo niente a nessuno e tutti si devono sentire importanti alla causa, sia chi parte dall'inizio e soprattutto chi entra, perché poi domenica diciamo i cambi sono stati determinanti per rispostare l'inerzia della partita. Sicuramente se la poteva giocare fino alla fine. Poi questo è quello che ho visto io in queste 3 settimane, 2 settimane che ci sono io. Potenzialmente è una squadra forte, potenzialmente è una squadra che ha qualità, che forse poi, sai, i campionati non sono tutti uguali e le annate non sono tutti uguali. L'unico peccato è che forse se la poteva giocare fino alla fine, però poi con i se e con i ma si lascia il tempo che trova. Ma al di là dei risultati, io ho visto un Avezzano completamente diverso. Quindi un Avezzano che gioca, un Avezzano che ha un modo di stare diverso in campo per quello che chiedo io. E quindi ecco, la cosa positiva è questa. Poi con il modo di stare, con le partite e con il creare, il fare, vinci pure le partite, quindi per un allenatore viene tutto più facile poi proporre alcune situazioni. Come l'hai rivisto, Daniel? Ah, invecchiato si può dire? No, no, vabbè, Mirko è un bravissimo ragazzo, io gli auguro il meglio, quindi sono stato contento quando ho letto il suo nome, come quando ho letto il nome di Pasquale a Chieti, quindi sono tutti i miei ex compagni, gli auguro il meglio. Secondo te l'Avezzano a questo punto, playoff, sicuramente puntarli a fare bene, soprattutto per l'organico, che adesso sembra aver ripreso quello smalto iniziale. Ma ora sembrano più gruppo, come si suol dire. Non so le problematiche che hanno avuto prima con, vabbè, le so leggendo i giornali, ma dopo i risultati aiutano. Quindi, ragazzi, vengono da 2 vittorie consecutive e tutto viene più facile. Lavori meglio durante la settimana e anche a un ragazzo che gioca di meno è tutto più leggero, diciamo. Per chiudere la parentesi Avezzano, prima di andare in pubblicità, Roberto, adesso ha due sfide, la penultima e l'ultima di campionato, dove affronta Fano e Sora, due squadre che sono in cerca di punti per i propri obiettivi, che sono uno quello della salvezza diretta, l'altra quella di evitare uno spareggio come quello che capitò lo scorso anno al Notaresco. Ecco, incontrare in questo momento due squadre del genere non è il massimo per cercare di arrivare a un obiettivo che è quello del terzo posto, scavalcando la Sambenettese. No, non è sicuramente facile, però diciamo che vincere aiuta a vincere, loro stanno diciamo, affrontando un momento positivo e quindi secondo me se la giocano con molta più serenità rispetto alle altre 2 squadre che devono diciamo, guadagnarsi con le unghie e coi denti dei punticini. Andiamo in pubblicità. Seconda parte con Chieti, col mister Seccardini e poi vedremo anche i top 3 gol, classifica marcatori e giudice sportivo. Tra poco.
Abbiamo parlato dell'Avezzano nella prima parte di Offside, questa è la seconda parte con gli ospiti in studio, con Roberto Ferri e poi con Daniel Margherita e Simone Seccardini, allenatore dell'Atletico Ascoli. Adesso apriamo la parentesi dedicata al Chieti, che domenica ha visto interrompersi la striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. Dopo la prima debacle di Pasquale Luiso a Fano arriva questa sconfitta, è la seconda volta che il Chieti subisce tre gol nel primo tempo. I playoff però sono lì a portata di mano. Daniel Margherita, te che conosci bene Pasquale Luiso, sicuramente starà preparando al massimo la partita contro il Campobasso. Anche qui partita che non ha bisogno di tante preparazioni durante la settimana. No, sicuramente il Toro sarà motivato, vabbè, dopo giochi comunque contro la prima in classifica, quindi viene tutto più facile. Sicuramente la rosa, la squadra vorrà rifarsi dalla brutta prova che hanno fatto a Monterotondo, visto che comunque il mister si è preso tutte le colpe, ha fatto un po' di turnover da quello che ho letto. Evidentemente la partita di domenica in casa la fa da padrona, diciamo. Ci ascoltiamo le parole post gara di Cosimo Forgione, centrocampista del Chieti. Nel calcio non si sa mai, noi abbiamo avuto una reazione, magari se facciamo il 3-2 con quella palla che è passata da poco potevamo recuperarla, ecco. Però abbiamo sbagliato il primo tempo, quindi è giusto così, oggi è giusta la sconfitta, ci prendiamo le responsabilità e niente, chiediamo scusa pure ai tifosi che sono venuti. Sì, magari abbiamo speso tantissimo, anche mentalmente, sia fisicamente, però magari oggi è stato un approccio proprio mentale sbagliato, ecco. Loro avevano più fame di noi e noi nel secondo tempo abbiamo ripreso quella fame che ci ha contraddistinti, quindi ormai è passato, ecco. Dobbiamo pensare alla partita che viene, che è una partita importantissima con il nostro pubblico, dobbiamo cercare di regalare una gioia per la società e per i nostri tifosi, ecco. Tradotto, conquistare i playoff. Sì, la società ci crede, noi ci crediamo, quindi puntiamo, perché all'inizio noi puntavamo a vincere il campionato. Purtroppo per responsabilità nostra abbiamo sbagliato, quindi adesso dobbiamo cercare di rimediare. Purtroppo oggi c'è stato un incidente con questa partita, dobbiamo resettare, come ho detto prima, e pensare subito alla prossima. Daniel, ecco, anche Cosimo Forgione da capitano ha fatto il mea culpa della squadra, era una squadra che era partita per vincere il campionato, adesso ha fallito l'obiettivo, i playoff sono sicuramente l'obiettivo da raggiungere a tutti i costi, abbiamo detto c'è da però vincere questa partita contro la prima della classe, il Campobasso. Secondo te ci sta che dopo una rincorsa del genere questo Chieti abbia avuto un piccolo calo fisiologico? Ci può stare? Ci può stare dopo comunque sei risultati utili, a parte la prima partita del mister Riso, comunque si erano ripresi, diciamo. Da quello che vedo, domenica per loro, per me è importantissimo, perché comunque sia la Vigor Senigallia che il Roma City va a San Benedetto, no? La Vigor Senigallia va a Riccione, quindi loro se vincono per me possono rientrare alla grande. Sì, ci sono degli intrecci sia sopra che sotto che sono incredibili, sempre più avvincente questo campionato. Mister, te che contro il Chieti ha vissuto quasi due partite, perché una è durata una ventina di minuti con l'infortunio dell'arbitro, poi è arrivato questa seconda parte di gara dove voi l'avete approcciata in maniera incredibile, avevate capito come battere quel Chieti, che non era il Chieti forse migliore di questa stagione che abbiamo visto, però a Chieti avete dimostrato che questa salvezza era un obiettivo alla portata di mano dell'Atletico Ascoli. Che impressione ti ha fatto quel Chieti però? Beh, il Chieti che abbiamo affrontato noi all'inizio anno era un Chieti che veniva dall'esonero di Mister Chianese, era subentrato Iezzo, e era un Chieti che provava ad approcciarsi a un nuovo allenatore con nuove idee,
è una nuova proposta. Per noi, diciamo, è stato il crocevia perché abbiamo preso coraggio e consapevolezza che tutto quello che di buono avevamo fatto con il pareggio a San Benedetto, il pareggio al Notaresco, la vittoria a Riccione di fine dicembre è stata una ripartenza alla grande. Era stata strozzata da questo infortunio dell'arbitro. Dopo 22 minuti e siamo ripartiti da dove avevamo lasciato in maniera esemplare e poi diciamo che siamo stati anche un pizzico fortunati sul primo gol perché diciamo che è stato un tiro da una rimessa laterale che si è infilato sotto l'incrocio, diciamo, e ci ha dato via a una partita che finì 2-0. Il nuovo Chieti nella gestione di mister Luiso è un Chieti un po' più da battaglia, più simile a quello di Chianese, che forse era nelle corde dei giocatori e si sono compattati, hanno trovato secondo me la giusta alchimia, poi giocatori di esperienza e qualità, la rosa ne è piena, si sono secondo me presi anche delle responsabilità dovute, vista la piazza e la cornice di pubblico che hanno, e si sono tirati fuori da una zona che era ricominciata a scottare un po'. E secondo me sì, hanno le carte in regole per poter queste ultime due partite giocarsi il sogno dei playoff. Spezzo una lancia a favore del Chieti dicendo che io anche ho perso 2-0 a Monterotondo e al di là dei complimenti che vanno fatti al Monterotondo, al suo allenatore, perché sono una squadra viva e lo dimostra il fatto della classifica, non è facile giocare in quel campetto, è molto insidioso, quindi a volte si dice che si sbaglia l'approccio, ma poi l'approccio non è tanto mentale, ma quando poi, diciamo, è terreno, perché comunque sia un campo difficile, piccolo, insidioso e tante squadre ci hanno fatto difficoltà. Ricordo il pareggio anche dell'Aquila, il campo basso perdeva, poi la ribaltata 3-1 e via discorrendo. Mi verrebbe da fare una battuta, io l'approccio non l'ho sbagliata domenica, andare a Monterotondo con la maglietta a maniche corte perché faceva un caldo bestiale senza copertura e per fortuna, dico, perché sennò avrei fatto una sauna incredibile. Parliamo del Notaresco che secondo me, insieme all'Atletico Ascoli, che ci ha messo un po' più di tempo ad agguantare questa salvezza, sono due delle formazioni che hanno giocato tanto con i giovani e che sono un po' la rivelazione del campionato. Notaresco perché arrivava Roberto da una stagione molto travagliata, quello dello scorso anno dove ha fatto un miracolo sportivo, vincendo lo spareggio, vincendo il playout, cioè fatto tanto. Quest'anno invece si è salvato e ha anche assaporato un po', come dicevi all'inizio, questo gusto dei playoff. Merito di tutti, vero? Sì, merito è di tutti, sia diciamo che siamo un gruppo bello compatto e essendo una squadra giovane non mi è mai capitato di avere diciamo, gente over molto tranquilla che fa, diciamo, fa restare tranquillo l'under che io ci sono passato ed è difficile i primi anni giocare con gente che diciamo si arrabbia ogni tuo errore. Quindi diciamo è stato d'aiuto questa cosa dell'essere gruppo subito e del compattarsi per affrontare questo campionato. Te che avevi fatto già la Serie D con il Castelnuovo, lì se non erro eri under, giusto? Sì, Sì, ero l'ultimo anno da under. ultimo anno da under, poi sei stato nel campionato marchigiano e poi sei tornato in eccellenza se non erro, Sì. col Pontecomano e dunque adesso questa esperienza di nuovo in Serie D, come l'hai ritrovata un po' questa Serie D? Beh, diciamo che è un girone molto tosto. Non mi aspettavo tutta questa competitività. Ci sono giocatori che, diciamo, di alto livello che secondo me potrebbero fare tranquillamente altre categorie, ma che si accontentano. E io mi auguro di rimanerci in questo campionato perché, diciamo, con la promozione del Teramo, vediamo il Giulianova che succederà. Esatto. Incrociamo le dita, lo possiamo dire, per il Giulianova, che è andato già, ricordiamolo, agli spareggi nazionali. Sia per le squadre abruzzesi, ma anche per,
diciamo, avere un campionato di alto livello come questo di Che cosa vi ha quest'anno. dato? Ovviamente abbiamo detto il merito è di tutti, giustamente dal presidente all'ultimo dei magazzinieri, Certo. però ovviamente un allenatore che si è apprestato lo scorso anno a portare il Notaresco alla salvezza, che quest'anno è stato riconfermato e stava per fare un miracolo sportivo incredibile. Parliamo di Alessandro Bruno. Che cosa vi ha dato una persona, un allenatore come lui, una persona soprattutto come lui, un uomo come lui? Diciamo che il mister sin dall'inizio non voleva ripetere il campionato dello scorso anno perché lui aveva esordito a metà anno e diciamo è stato più o meno un incubo per lui l'anno scorso e quest'anno voleva sin dall'inizio fare punti e così da poterci togliere le E soddisfazioni una dopo quel volta. 6-1 con Roma City? Calato il mondo addosso, ci risiamo. No, in No. realtà non si è demoralizzato troppo. Meglio prenderla subito, la sberla, e da lì siamo cresciuti e abbiamo iniziato a fare i risultati. Daniel, ti aspettavi a un certo punto di questa stagione, seguendolo dal di fuori il campionato, che questo Notaresco avesse alla portata un piazzamento nei playoff? Ma sì, io ci speravo perché comunque conosco Alessandro e. È un mister preparato, giovane, ci vogliono nuove idee secondo me nel calcio, quindi ben vengano i giovani allenatori che propongono idee nuove e niente, dopo la squadra, come ti ho detto tempo fa, è piena di ragazzi giovani, i giovani sono così, come ha detto il ragazzo che gioca là, magari contro le squadre più blasonate giocavano. Non c'era nemmeno bisogno di allenarsi. Contro le piccole, vedi, gli è mancato qualcosa. Sono così, i giovani sono così, i ragazzi sono così e bisogna prendere tutto. È solo una questione di crescita. Secondo te il Notaresco ha una base per magari programmare adesso qualcosa di importante, visto che è passato nella parte della difficoltà lo scorso anno, quest'anno ha capito che di poter giocarsela un po' con le grandi il prossimo anno, allora diciamo che costruiamo qualcosa di più, Daniel, vero? Che Ma dici? sì, secondo me ce l'ha nelle corde, dopo dipende anche dalle ambizioni del mister, sia chiaro. Ma ripeto, conoscendo Alessandro, io sicuramente se rimarrà lui vorrà una squadra molto più competitiva, diciamo, di questa, ma non perché non lo fosse quest'anno, però per puntare a qualcos'altro. Ecco, Notaresco che adesso giocherà proprio contro l'Atletico Ascoli del mister Simone Seccardini. Mister, che Notaresco. Vabbè, sarà una sfida dove voi ormai siete arrivati alla salvezza. Il Notaresco è salva già da ormai da tempo, però sarà partita tra due, come dicevo prima, squadre un po' rivelazione di questa stagione, no? Beh, rivelazione non lo so perché poi i parametri di questo campionato non li conosco, quindi non so le aspettative. Ho visto che comunque sia in base alle città, all'importanza del pubblico che c'è in ogni città, alla storia di ogni squadra, penso che 6-7 erano pretendenti alla vittoria, le altre comunque si erano destinate a giocarsi la salvezza. Sicuramente il Notaresco viene da un percorso diverso da quello del nostro. Come avete detto voi, rispetto all'anno scorso, l'Atletico Ascoli vinceva il campionato di eccellenza e il Notaresco faceva un'impresa nel salvarsi ai playout. Forse secondo me loro hanno quella maturità, quel pizzico di malizia in più e sono partiti con lo stesso allenatore da luglio. Io sono subentrato a novembre, quindi sicuramente la differenza è questa. Poi cosa ci assomiglia o cosa che abbiamo in comune, penso che la leggerezza, la spensieratezza, la voglia di mettersi in mostra sia staff tecnico che ragazzi, l'unione di intenti, il collettivo, mettersi a disposizione per il proprio compagno, aiutarlo nelle difficoltà. E poi, come diceva anche il ragazzo di studio, che secondo me la differenza la fanno, gli over, che magari sono pochi in queste due squadre e che hanno fatto da chioccia in maniera positiva agli under. La partita che mi aspetto domenica è una partita come quella dell'andata, a viso aperto, ce la giocheremo ognuno con le proprie armi, però non penso che sia una partita noiosa, penso che sia una partita, secondo me, di chi vorrà
chiudere bene, di chi vorrà battere l'altro in maniera leale e spensierata e con una leggerezza di classifica che adesso tutte e due hanno, magari loro prima di noi, e niente più, dai. Daniel parlava di nuove idee nel calcio di allenatori giovani. Io resto dal mister Seccardini perché il mister non è venuto, non è in questa stagione in Abruzzo solo per affrontare le squadre del campionato e dunque le sfide che le si proiettavano di fronte, ma è arrivato in Abruzzo anche per essere ospite con l'Atletico Ascoli del Penne Calcio, squadra che milita nel campionato di promozione e adesso si sta per giocare il playoff per salire nel campionato di eccellenza. Per un po' analizzare queste nuove metodologie di allenamento, le gestioni societarie mister, che giornata è stata quella? Quali sono? Io sono curioso, quali sono queste nuove metodologie di allenamento anche che si possono programmare con società che non sono vere e proprie professionistiche, dunque dove ci sono dei ragazzi che magari il giorno lavorano. Ma guarda, non c'è nessuna scienza esatta e non c'è niente di particolare. Sono stato contattato dai ragazzi del Penne Calcio, che li ringrazio nuovamente per la splendida accoglienza che ci hanno riservato. Erano incuriositi dopo aver visto le due partite che abbiamo disputato a Chieti e mi hanno chiesto se c'era possibilità di un confronto e io ero ben contento di portare dei collaboratori, la segretaria e il direttore sportivo da loro per far vedere quello che comunque sia abbiamo iniziato a fare all'Atletico Ascoli, prima come responsabile settore giovanile e poi da novembre anche come allenatore della prima squadra. Ma niente più e niente meno di quello che ho sempre fatto, di quello che credo, di quello che amo, è condividere e essere disponibili con tutti, perché magari io per tanti anni sono stato alla parte opposta, cioè sulle sedie di chi ascoltava, di chi era curioso di domandare e a volte non riceveva poi tante risposte, perché questo è un ambiente un po' chiuso ancora e penso che l'opportunità che ci ha dato il Covid, io la guardo come opportunità, nonostante la disgrazia che hanno subito in molti e le difficoltà, però c'è stata l'opportunità di comunicare, stando tutti a casa, quindi di utilizzare i webinar, social e comunque sia fare gruppo, di scambiarsi idee, di coltivare dubbi e quindi diciamo ci siamo un po' aperti un po' tutti, quindi penso che la chiave di volta sia stata questa e credo che sia un passo verso un futuro roseo perché tanti ragazzi come me, ma anche più giovani di me, sono capaci, competenti e aspettano soltanto una chiamata e la possibilità di avere le luci della ribalta per poter mostrare che non è soltanto un gioco per chi l'ha fatto da giocatore o per chi ha fatto un percorso diverso da ragazzi come noi che si sono dovuti formare a tappe passando per i settori giovanili, quindi facendo tutta la trafila per poi arrivare, ecco, dove ognuno vuole o magari riesce meglio. Ecco, io non mi sono mai precluso nessun ruolo, nessuna funzione all'interno di una società, sia dilettantistica che professionistica, e l'entusiasmo e la voglia di condividere e conoscere da parte dei ragazzi del Penne mi ha ricordato un po' il mio percorso e la mia voglia da quando ho iniziato nei dilettanti, tutto qua. Magari replicare anche queste esperienze e condividere con altre società queste cose, perché a volte le società non devono essere solo rivali, devono cercare anche di mettere insieme quelle che sono le proprie competenze, professionalità per far crescere, soprattutto quando si parla di giovani. Daniel, fondamentale parlare di giovani, far crescere questi ragazzi, un po' perché dal punto di vista sociale li si toglie anche quella possibilità di vederli in giro e magari vederli rovinati. Dall'altra parte, magari possiamo ridare un po' di brivio a questo calcio, a questa nazionale, magari un giorno nasceranno futuri campioni e magari, sai, torneranno dei nuovi campioni, qui mancano un po' da tempo. Ma sì, bisogna lavorare, bisogna studiare e dare le opportunità, come diceva il mister è arrivato là perché comunque gli hanno dato un'opportunità. Bisogna avere coraggio, perché bisogna avere coraggio, bisogna essere aperti al confronto, perché noi veniamo da anni in cui, come dicevi tu, società non si parlavano, nemmeno i mister si parlavano, invece ora si condividono molte più cose, dalle idee di gioco agli allenamenti, agli schemi, a tutto. E quindi, secondo me, più si è aperti e più
più facilmente torneremo alla ribalta mondiale, diciamo, anche con la nazionale. Ovviamente all'interno di Offside, come sapete, Daniel lo sa sicuramente perché è già stato ospite, gli altri no. C'è la top 3 dei gol della settimana, sigla e li vediamo insieme. Terza posizione per un gol che farà sicuramente piacere a mister Seccardini, il colpo d'esterno di Minicucci. Guarda il mister come esulta perché aveva già capito che era un gran gol quello di Minicucci in Atletico Ascoli San Benedettese. Poi intanto guardate che bel tiro, vero? Esterno, pallone all'incrocio dei pali. Seconda posizione, poi ve li faccio commentare tutti. Per di Dio del Sora, questa frustata di testa sul primo palo, irrompe il numero 10 e poi di testa in gol contro il Fano. Questo è il gol di Dio, numero 10 del Sora. Prima posizione, ormai ci ha preso gusto. Gonzales, questa volta sul palo lontano, questa volta sul primo palo. Questo è un gran giocatore, vero? Segnato anche a voi da posizione siderale. Li commentiamo. Tutti. Roberto, parto da te. Allora, il terzo posto, diciamo, Minicucci fa un gol che secondo me è di alta categoria perché d'esterno non è per niente facile metterlo lì. E invece mi permetto di dire che Gonzales ha un calcio veramente clamoroso con noi, calcio Fece gol da casa fece sua gol da praticamente. forse 5 metri avanti la metà campo di pallonetto. Quindi è un calcio forte, diretto, è difficile anche per il portiere, diciamo, che è già posizionato sul suo palo, prenderla. Daniel, te che di gol te ne intendi? Ma mi piace tanto questo ragazzo di Gonzales, ma da quello che sento sono doti balistiche che il ragazzo le ha naturali, diciamo. Anche Mi piace. domenica scorsa lo ha fatto uguale sul Ah. primo palo, questa volta sul secondo, ormai ci ha preso gusto. Ma a me piace tanto il gol del ragazzo, del mister dell'Atletico Ascoli, perché mi piace, quello è puro istinto, ha tirato e voleva tirare là, secondo me, quindi gran merito al ragazzo. Mister, ti abbiamo visto esultare in maniera quasi incredula dopo questo gol. Eri, ecco, più incredulo o più ti aspettavi questo gol e hai detto finalmente? Ma era un finalmente riferito semplicemente a Manelle perché ha dei colpi pazzeschi e tutto l'anno l'abbiamo sempre spronato a calciare, a osare e sono contento che l'ha fatto in una cornice di pubblico insolita perché a Don Mauro Bartolini non c'è mai rumore e forse magari circondato da tutto quel pubblico ha osato e è andata bene, ma io durante la settimana glieli vedo fare talmente tanti che però la domenica non li fa, non calcia, quindi era un po' finalmente sto testone ci ha dato retta, ecco. Facciamo così, vediamo come cambia la classifica dei marcatori con Di Renzo sempre a quota 18, che se non erro, vado a memoria, ha fallito un calcio di rigore domenica contro il Fossombrone, con Banegas che segna e si porta a quota 16. Anche qui, come in campionato, 2 punti dal primo posto per l'Aquila sul Campobasso e qui 2 gol di distanza per Banegas dalla prima piazza della classifica marcatori. Belloni 13 gol, grande giocatore. E poi Tomassini 12 che segna proprio contro Atletico Ascoli e si sblocca dopo un digiuno che durava mesi. Roberti, anche qui, quota 11, sigla. Ci dobbiamo vedere il giudice sportivo, chi salta il prossimo turno, eccolo qui. 4 giornate, Alessio Rucci del Tivoli, espulsione diretta contro il Lavezzano, 2 giornate, quelle che restano a Vittorio Esposito, poi saltano per una giornata Jürgens, Federico Jürgens del Tivoli, Luis Galesio del Matese, Lorenzo Bianchi, Alessandro Calvosa della Fors Empronese, Savino Razzo del Sora, Michele Rotondi dell'Avezzano e Stefano Salvatore del Chieti. Facciamo così, Maurizio ci fai vedere la classifica, io ti ringrazio già da ora per la tua assistenza di ogni mercoledì, eccola qua, e vado prima dal mister, poi da Daniel e poi da Roberto, così intanto vi fate anche la vostra idea di quelle che sono a 180 minuti dalla fine della stagione.
non solo quello che accadrà lì davanti, ne abbiamo parlato tanto, ma quello che è la corsa ai playoff, ma soprattutto quella che è la corsa ai playout, mister. È bella domanda, difficile, poi io non amo fare tabelline e pronostici, odio proprio scommettere e a maggior ragione in questo campionato apertissimo su ogni campo ci sono risultati a dir poco scontati, anzi è tutto molto imprevedibile, quindi a oggi direi che il Termoli è l'ago della bilancia perché ha sia il campo basso che l'Aquila, quindi sarà l'artefice in positivo e negativo nel determinare sia sopra che sotto le sorti di questo campionato. Mi fermo qua perché non vorrei fesserire. È al Termoli che domenica ha battuto il Matese a Piedimonte. Ha, diciamo, festeggiato, però fondamentalmente mancherebbe un punticino. Poi ci sono tanti scontri diretti che poi magari è già salva, però è lì che lotta per. E dunque Termoli ago della bilancia sempre di più. Daniel, secondo te? Sì, pure per me perché sto vedendo proprio ora le giornate e oggi ho letto su una pagina che il Termoli mi sa che il girone di ritorno è la squadra, è la terza squadra che ha fatto più punti, quindi Sì, vero. l'Aquila deve stare molto attenta. E dopo le altre se le giocano tutte, c'è cioè lo scontro diretto Fossombrone-Sora, quindi è un bel campionato, bella vincente, fino alla fine secondo me sarà, fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Roberto, che pensi? Anch'io concordo con il mister, è tutto aperto fino alla fine, però mi permetto di dire che San Benedettese e Avezzano secondo me sono dentro i playoff. Ci vediamo il prossimo turno insieme. Cosa accadrà? Prossimo turno, eccolo qui. Ore 15, domenica prossima. Avezzano, Alma, Juventus, Fano, Chieti, Campobasso, Forsempronese, Sora, Notaresco, Atletico Ascoli, Real Monterotondo, Matese, Riccione, Vigor, Senigallia, San Benedettese, Roma City, Termoli, L'Aquila, Vasto Girardi, Tivoli. Per questa mercoledì è tutto. Grazie. Roberto Ferri, difensore del Notaresco. Grazie a te. Io ringrazio ovviamente Roberto Marchione, addetto stampa, tutta la società che ti ha permesso di essere qui. Daniel, oddio, scusami, ti volevo far dire due parole sul Teramo. Te l'avevo promesso. No, va bene, l'hanno visto tutti, quindi basta così, dai, sono contento per la risalita del Teramo in Serie D. Era l'obiettivo all'inizio anno, merito anche a Giulianova perché comunque li ha spronati sempre a fare di più, quindi è stato davvero un bel campionato. E auguro a Giulianova comunque di vincere quest'anno i playoff nazionali. Glielo auguriamo perché Daniel, l'anno prossimo sarebbe una Serie D molto, molto, molto competitiva. Spettacolare, dai, con la vittoria del Teramo e magari se sale Giulianova sarà ancora più bello il campionato, il Girone F. Grazie Daniel, grazie per essere stato con noi, a presto, Grazie ci rivedremo a voi, un sicuramente. abbraccio. Grazie mister, grazie per la disponibilità, grazie all'Atletico Ascoli per aver permesso di essere stato qui con noi questa sera, ti ringrazio perché sei stato gentilissimo e ci hai fatto scoprire tante cose. Grazie a tutti voi e grazie a te dell'invito, Stefano. In bocca al lupo per il proseguo della carriera e per il finale di campionato. Offside, ovviamente fine settimana ricco di calcio, domenica tante partite, come ho detto, Abruzzo del pallone, poi i commenti, invece con Serie D e Serie C. Invece offside torna mercoledì prossimo e come sempre occhio a non finire in offside.